Ben ritrovati a tutti quanti nel canale di Total Photoshop dedicato alle video lezioni su InDesign CS4. La volta scorsa ci siamo concentrati sulla creazione di pagine mastro e abbiamo visto che come è possibile creare delle pagine mastro diverse per ogni sezione che ci interessi valorizzare, a cui vogliamo dare una caratterizzazione particolare. Ma se volessimo fare ancora meno fatica, perché quella del grafico informatico, dell'impaginatore che smandruzza sul suo PC o sul suo Mac, è una vita dura, diciamocelo. Per cui più troviamo semplificazioni al nostro lavoro, più lavoriamo meglio, ma soprattutto lavoriamo veloce, quindi tradotto, facciamo di meno. Allora, una delle buone prerogative che dobbiamo assumere è quella della, forse l'abbiamo già detto e lo ripetiamo anche a costo di annoiare, di saper progettare in anticipo le eccezioni. Che cosa significa? Significa che se in una pubblicazione, e vi capiterà senz'altro, soprattutto se dovete fare delle impaginazioni di cataloghi per l'industria piuttosto che di riviste particolarmente elaborate, le sezioni possono avere diverse caratterizzazioni, per cui potremmo avere tutta una serie di pagine che si presentano in maniera molto molto semplice, piuttosto che alcune in maniera più elaborata, più ricercata. Addirittura in maniera differente a secondo dei numeri che stiamo impaginando, il numero della rivista che stiamo impaginando, e addirittura altre possono avere delle caratteristiche simili per certi versi alle pagine che abbiamo già impostato con le nostre mastro, ma leggermente differenti per alcuni piccolissimi dettagli, ed è per quello che possiamo derivare delle pagine mastro partendo da un originale di mastro che abbiamo già a disposizione. Cosa significa? Significa che magari la pagina 4 e la pagina 5 saranno sì impaginate in questa maniera e avranno sì il numero di pagina in questa posizione, ma magari, e non sarebbe neanche così strano, in questa parte della pagina il cliente desidera che non ci sia questo loghettino, ma ci sia il loghettino più una scritta. Ok? Quindi in questo caso non rifacciamo per intero la pagina mastro, ma creiamo una pagina mastro basata su questa, ok? Che si chiama A pagine standard. Cosa facciamo quindi? Andiamo sul nostro menu Nuova Mastro e diciamo benissimo, il prefisso che gli diamo ci sta benissimo C, lo chiamiamo pagine speciali, basata sulla Mastro A pagine standard. Gli diciamo ok. Ecco, in questa maniera abbiamo una mastro che è già bella, che è pronta e completa per tutta una serie di cose, non dobbiamo fare altro che modificarla per quello che ci serve. In questo caso, per esempio, aggiungere un campo di testo che potrebbe essere Guitar Lovers. Ok, o addirittura facciamo una cosa ancora più carina. Guitar da una parte, ok, e poi spostiamo il nostro elemento e facciamo la giusta correzione. Dopodiché selezioniamo ancora una volta, teniamo premuto il tasto Alt della tastiera assieme allo Shift e ce lo spostiamo, ci spostiamo i nostri elementuzzi. Ok, troveremo il modo sicuramente di essere precisi e attenti ai posizionamenti. Ok,
vediamo che nella griglia, nella room, nella stanza delle pagine mastro, adesso abbiamo una nuova coppia di mastro che si chiama appunto C pagine speciali, che andiamo ad applicare per esempio a queste due pagine. Quindi tasto destro, applica mastro alle pagine, scegliamo C pagine speciali, diamo ok. A questo punto facciamo un bel doppio clic sulle pagine e vediamo che effettivamente il nostro la nostra pagina mastro derivata è stata correttamente applicata alla nostra coppia di pagine. Ovviamente la tipologia di applicazione che ho creato io in questo tutorial è assolutamente banale, ma pensate a quante e quali variazioni potreste fare su una serie di pagine mastro per adattare velocissimamente delle nuove sezioni basandovi su elementi che avete già, senza dover ricostruire tutte le volte il layout della pagina mastro per adattarlo ad una nuova sezione. Beh, detto questo ragazzi, anche per quest'ultima lezione di InDesign è tutto. Noi ci vediamo alla prossima settimana. Ciao.